cosa ne pensa di tutto questo Silvia Minicagli? Non so se la conoscete, Silvia Minicagli è la mente iniziale di tutto questo, poi ha avuto la fortuna di trovare noi e ha avverato i suoi sogni, e quindi ce l'aveva nel cassetto, noi gli abbiamo aperto il cassetto e i sogni si stanno avverando. Dico bene? Allora, Emilio dice bene. Dunque, sono la presidente dell'Associazione Terme del Corallo Onlus e da 16 anni porto avanti questa battaglia per il recupero delle terme. Fino ad ora è stato molto difficile, venivo presa per visionaria, per una che chiedeva cose impossibili, ma la giornata di stasera dimostra che non è vero che è impossibile, basta solo avere perseveranza e incontrare le persone giuste. Come diceva Emilio, io ho incontrato Reset in una sera alla proiezione del documentario sulle Terme del Corallo prodotto dal Tirreno al Nuovo Teatro delle Commedie, ci siamo conosciuti e si sono offerti di darmi una mano. Io ho accettato la loro mano, le loro mani sono diventate tantissime e in pochi giorni sono riusciti a pulire le terme dalle infestanti. Quindi ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità. Ringrazio tutto il gruppo Reset che veramente ha messo in campo tante braccia lavoro e ringrazio tutti voi che stasera siete qui a celebrare questa serata veramente importante, perché pensate, dal 1968 questi cancelli erano chiusi e siamo riusciti ad aprirli. Lei è la signora Parenti, la signora delle terme. Grazie, sono la signora delle terme, senta, è un'emozione così forte stasera che non ve l'ho immaginata nemmeno, comunque spero vada tutto bene. Ci racconti, lei è, com'è la signora delle terme, com'è diventata? No, veramente io, è stata Silvia che mi ha fatto diventare la signora delle terme, non sono stata io, che è stata lei che ha scoperto tutta questa cosa, ormai morta. Da anni è sepolta. Lietta Corsi Puccini Parenti è la figlia dell'ultimo direttore delle Terme del Corallo. Ha vissuto qua dentro dal 1921, che aveva un anno, e ha vissuto praticamente tutta la sua vita in questo paradiso terrestre. E la mattina si svegliava al suono dell'orchestrina, andava a giocare a tennis, andava nella pista di pattinaggio, siccome suonava il pianoforte, suonava insieme a Mascagni. Mascagni a volte si divertiva di fare accompagnare qualche tenore mentre al pianoforte c'era Lietta. È salita sulla macchina di Tazio Nuvolari quando era bambina e Tazio Nuvolari la afferrò per le codine e la tirò via dalla macchina. Cioè, ha vissuto la vita vera delle Terme del Corallo con tutti i suoi personaggi dell'epoca. E è la memoria storica delle Terme del Corallo. Mi ha aiutato tantissimo nella ricostruzione storica, nella scrittura del libro, perché la storia delle terme è Lietta. Sono rimasta io sola a quest'età. Vi ringrazio tanto. Siamo noi a ringraziare lei.